Io sono qua con Gianluigi Magia, prossimo professore del corso di ceramica che terremo il prossimo giugno qui alla Ruota della Fortuna. Ciao Gianluigi. Ciao Mirko. Allora, ci spieghi un pochino che cosa insegnerai durante questo corso che durerà 20 lezioni. Insomma, insegnerai ad usare l'argilla per fare delle ceramiche, giusto? Sì, io avevo intenzione di mostrare qualcosa del genere con questi personaggi. Questi sono personaggi? Sì, personaggi inventati da te? Inventati, sì, poche parole. Io prendo l'argilla, la plasmo a piacere, a volte ci impiego anche 5 minuti, no? E fino a quando vedo comunque un'immagine, da là inizio a creare. Sono personaggi che sembrano uscire dai tuoi dipinti. No, sì, sono molto simili. Dando... Questi sono. Sì, questo è un tuo dipinto che non è fatto a carboncino come fai di solito. Cosa hai utilizzato? Questo è a pastelli. A pastelli, con sempre questi personaggi, sì, molto presenti, sì, nei tuoi. L'aria comunque anche questi personaggi a sì, quello che disegni. Ma ricordano anche forse qualche statuina sarda anche, antica, no? Sì, come quelle che abbiamo qua sotto. E questo lo insegnerai a tutti i tuoi allievi, no? Sì, anche queste piccole pintadere sono fatte con l'argilla, sì, che sì, belle. Sono dei portachiavi, dei ciondoli, tutti sì, poi fatti anche con dei l'argilla. Piattini, insegnerò anche quello. Mostra, dei... sì, vediamo sotto che sì, l'argilla, colore. E poi le colorati, quindi insegnerei anche a dipingere sì, sull'argilla, una volta cotte. Certo, un po' di tutto. Una volta terminati tutti questi lavori rimarranno ai nostri ragazzi che faranno il corso, tutti sì, non solo ragazzi, anche di qualsiasi età. Poi Gianluigi è molto simpatico, un po' timido, ma però cerchiamo di essere simpatici. Sì, 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 un bravissimo insegnante. Sicuramente verranno fuori delle opere strepitose. Io ti ringrazio e do appuntamento a tutti al corso di Gianluigi il prossimo giugno. Per qualsiasi informazione contattate la Ruota della Fortuna. Ciao Gianluigi e grazie. Grazie a te. Ciao.